in quest'area, che è quella appunto che tutti si dimenticano che in realtà è un continuum storico e oltre, ambientale eccetera, perché tutto ciò che abbiamo qui non ci sarebbe se non ci fosse quest'area, che è quella boschiva eccetera eccetera. Il 21 aprile, proprio perché l'amministrazione ci chiede assolutamente di appoggiare questa battaglia forsennata con la provincia e con il comune, noi vogliamo fare una grande passeggiata, non chiamiamola in nessun altro modo, una passeggiata direi molto di massa dentro il bosco, con iniziative diverse che stiamo cercando di mettere insieme e poi appunto vedremo, insomma, la stiamo costruendo. E quindi ricordiamoci di questa scadenza, perché sarà, chiediamo, insomma, facciamo in maniera che tutta questa, che diventi una scadenza cittadina. Poi, brevemente, abbiamo parlato all'inizio delle 12.000 firme, una metà online raccolte, una metà mano a mano. E quindi voglio ricordare Stefano, Marco, Annabella e tutti gli altri ragazzi, le persone che vengono la mattina a fare questi percorsi di benessere, di tirocini, un po' di tutto, che vengono dai dipartimenti di salute mentale, ma in particolare delle persone che magari alcuni non spicciano una parola di solito, sono soli, solitari alcuni, il pomeriggio vanno a casa perché non sanno che cosa fare, sono chiusi in casa, alcuni non escono di casa perché hanno paura di uscire a volte. Sta di fatto che metà di questo mucchio di firme sono stati raccolti da loro, e quindi vogliamo, sono stati raccolti da loro, da Marco, che è solitario e non ha amici, però una mattina è arrivato e ci ha portato 40 firme raccolte dei suoi amici, andandoli a raccattare i suoi amici che aveva perduto nel tempo, ed è andato a ricercarli in giro. Quindi è imprescindibile ricordarci, no, di questo grandissimo talento che ciascuna delle persone che con noi, vivono con noi durante il giorno, fanno delle cose con noi, e insieme a noi, insieme a loro, noi acquistiamo benessere, perché sennò non è unico, ha un senso unico, è un senso, come dire, è un continuum, diamo e ci danno, danno e diamo, eccetera, insomma il bello è questo, no? Quindi vogliamo ricordare soprattutto questo grande talento che hanno dimostrato. Sono andati dal parrucchiere, non ci avrei mai pensato io, sono andati dal loro medico di base, sono andati a Metropolis dentro, in tutti i negozi all'interno di Metropolis, sono andati dal, a parte i CPS chiaramente, sono andati dal loro psichiatra a rompergli le scatole, allo psicologo eccetera, sono andati nel territorio e conoscono il territorio molto più di quanto ognuno di noi lo conosca. Quindi riconosciamo dei talenti che nessuno si ricorda mai, sono nascosti e vengono fuori in momenti di questo tipo, insomma. Quindi grazie veramente a tutti voi.